Vincenzo Gemito e le correnti artistiche contemporanee. È incredibile come si possano avanzare critiche nei confronti di una scultura tanto magnifica come quella di Vincenzo Gemito. Eppure a suo tempo c'è chi lo ha fatto. Se si esclude il buon amico, un po' mecenate, un po' agente e suo grande ammiratore Achille Minozzi, grazie al quale sono state conservate molte importanti opere dello scultore napoletano, tra cui disegni, schizzi e bronzi. Il critico d'arte vuole le sue ragioni, anzi le pretende, e non c'è da meravigliarsi di ciò in un'epoca che galoppa verso le avanguardie, dove addirittura il tratto impressionista, tanto distante dai modelli classicheggianti ormai dei modè, viene egli stesso superato dai neoimpressionisti e dai surrealisti. È una corsa sfrenata verso il progressismo artistico e letterario, che a tutti i costi vuole sfondare le barriere tradizionalistiche, sorpassare l'idealismo della linea e della forma, sacrificando anche chi, sia per ingegno che per abilità plastica, non merita di finire sotto zoccoli in fuga. Tanto discusso sarà il viaggio a Parigi del 1877, dove Gemito approfondisce la conoscenza con il pittore ufficiale francese Jean-Louis Ernest Meissonier, lasciandosi incantare dall'arte accademica, ritenuta ormai decaduta, retorica, e facendosi poco sedurre dalla produzione neoimpressionista, che doveva diventare notoriamente e forse giustamente la rappresentante della modernità espressiva e figurativa. Questo suo indugiare presso una disciplina definita stantia sarà parecchio criticato dai contemporanei. Gemito partecipa a Salon con successo e all'Esposizione Universale del 1878 e, affascinato dalla leggiadra aria francese, decide di trasferire il suo studio nell'Avenue du Bois de Boulogne al numero 8, dove realizzerà un notevole numero di ritratti, tra cui quello all'amico oculista Landau e quello a Meissonier. Resterà a Parigi fino al 1880. Vincenzo Gemito ha alle spalle un esordio toccante. Abbandonato in una ruota d'un monastero della clausura di Napoli, l'Annunziata viene adottato dal falegname Francesco Iadiciccio. È il 1852. All'orecchio destro il piccolo porta un cerchietto d'oro, unica eredità della sua vera famiglia. La madre adottiva Giuseppina Baratto, che da poco ha perso un bambino suo, non ha il potere di sottrarlo ad un'infanzia povera ed irrequieta. Nonostante tutto, il padre, uno dei soggetti più rappresentati dall'artista, nonché modello ispiratore del celebre filosofo, è d'animo buono e lo incoraggia nella sua precoce vocazione. Viene così introdotto nella bottega di Emanuele Caggiano, da cui però presto si allontanerà per collaborare con il coetaneo Antonio Mancini, più vicino alla spontaneità verista. La sua prima opera importante la realizza nel 1864, Il giocatore di carte, acquistato dal re Vittorio Emanuele II per il museo di Capodimonte, dove è attualmente custodito. Eseguirà il busto di Giuseppe Verdi, il modello in bronzo è oggi a Firenze, Galleria d'Arte Moderna. Impressionante il Malatiello, dove è chiaro il tentativo di imprigionare nella materia una sorta di intima sofferenza, propria del soggetto a cui si ispira e di cui è necessario trasmettere sensazioni e sentimenti. Sono questi gli anni in cui si fa avanti l'esigenza di plasmare la creta, toccarla, interagire con essa attraverso un lavorio lento ed elucubrativo, e lo fa sperimentando una serie di piccoli busti e vivissime figure di mendicanti, popolani, scugnizzi, pescatori, zingare. Molto amico e vicino artisticamente al Mancini si è detto, ma anche al Dal Bono e a Domenico Morelli, che introdurranno a Napoli i termini dei macchiaioli, senz'altro conosciuti durante i loro viaggi a Firenze, e vicino a Francesco Paolo Michetti, tutti conosciuti all'Istituto di Belle Arti, a cui Gemito si iscrive nel 1864. Dal 1876 egli trasferisce il suo laboratorio nei pressi del Museo Archeologico. Nasce un'altra opera d'arte, Il pescatore napoletano, conservato a Firenze nel Museo Nazionale del Bargello. Numerosissimi sono i ritratti in bronzo realizzati in questo periodo, poiché è in piena fase creativa. Ed ecco compiuti Zingara col bambino, Il pescatoriello, l'acquaiolo del 1881 plasmato con particolare amore per l'ex re di Napoli Francesco II,
malinconicamente esiliato a Parigi. Poi realizza i tanti ritratti e i busti di Anna Cuntolo Gemito, sposata nel 1882, i bronzi e il busto di Raffaele Viviani. È il 1880 quando decide di impiantare una fonderia personale, si stabilisce in via Mergellina 200. Sono gli anni in cui gli viene commissionata la statua del Carlo V per la facciata di Palazzo Reale, la quale, installata in seguito tra quelle commissionate per l'abbellimento delle nicchie esterne, non farà tardare polemiche. Giulio Carlo Argan, nella sua prefazione alla ristampa del libro di Di Giacomo sulla vita di Gemito, dice: «Come sempre prudente nel dar giudizi, del Carlo V di Giacomo s'accontentò di dire che non aggiungeva nulla alla fama dello scultore, e ancorché fosse una delle più ammirate, non era certo la più bella delle 8 statue della facciata del Palazzo Reale». Il lavoro a Carlo V logorerà a Gemito in maniera imponderabile. I problemi si evidenziano subito, sia per le dimensioni dell'opera, sia perché egli non ama manipolare il marmo, materiale che per la verità egli detesta. Fino ad allora si era impegnato in manufatti di dimensioni regolari, adesso si chiede una scultura piuttosto grande e le difficoltà di trasporre in marmo il modello bronzeo lo segnano in maniera indelebile. Continuamente insoddisfatto e amareggiato, si fanno avanti i segni di indebolimento psicologico e i primi sintomi di follia. Siamo nel 1886 e l'ansia di volersi adeguare ai modelli classici, l'ossessiva scontentezza verso la sua opera non lo aiutano. Abbandonando il verismo espressivo, Gemito cade in un avvilente disorientamento esistenziale che lo induce a periodi di tragica pazzia e all'inevitabile trasferimento nella casa di cura Villa Florin. Seguirà un periodo di reclusione volontaria presso una stanza del suo appartamento in via Tasso, rimanendovi dal 1887 al 1909. In questo lasso di tempo, nemmeno tanto breve, egli produce un vasto numero di disegni e schizzi ad inchiostro, matite bianca, sanguigna e carbonella, di cui ne è rimasta memoria. Dopo 21 anni di profonde sofferenze, Gemito esce dal torpore mentale autonomamente, ma ormai, anche se non ha perduto la sua abilità manuale, viene meno quello che era stato lo slancio iniziale di puro naturalismo. Infatti, la necessità di voler avvicinare la sua arte ad esempi aurei al ridondante perfezionismo estetico gli farà perdere la spontanea creatività iniziale. Si rifugia in soggetti complessi, mitologici, storici, cercando la perfezione nell'oggetto. Questo lo allontana oltremodo dalle correnti artistiche del tempo, confinandolo ad un'arte ormai stagionata, mentre si odono gli echi del chiasso futurista. Questo si evidenzia nelle sue opere tarde come il Narciso, la splendida copia elaborata tenendo ad esempio gli originali al Museo Nazionale. Una critica dell'epoca sottolinea un dato inequivocabile che dice: «Benché opera stupenda, essa nasce dall'arte e non dalla natura». Dal 1909, in seguito ad una visita di Elena d'Orléans, moglie del principe Vittorio Emanuele, duca d'Aosta e futuro re d'Italia, l'artista napoletano riprende le sue attività di sempre, frequentando musei, viaggiando e partecipando ad esposizioni di rilievo, tra cui le Biennali di Venezia, l'esposizione di Roma del 1911 ed esposizioni internazionali come quella di Monaco nel 1913 e l'Universale di San Francisco nel 1915. Ma questi sono anche gli anni del suo nuovo delirio e delle allucinazioni. In una lettera indirizzata ad Enrico Cavacchioli e datata 30 marzo 1928, Gemito scrive: «A Michelangelo venne ordinato un Cristo e l'artefice fu ispirato a terminare l'opera divinamente, perché esistevano elementi molecolari nella mente di Mastro Michele che a quel contatto produsse l'immagine di Cristo che come Dio proprio lo aveva in mente. Infatti, sembra sprigionato dal cranio di Dio e divenuta marmorea parlante figura. Così, io, ispiratomi sull'Alessandro,
portai a fine, dopo 14 anni, tre medaglie di questo imperatore che audacemente io giunsi a vedere. Io quindi vidi Alessandro e lo trovai a somiglianza, quella che io avevo plasmato. Le mie opere sono prese dal vivo, così come sono esistite. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò all'oreficeria, lavorando oro e argento, i manufatti in particolare pregio. Perennemente avvilito da precarietà economiche, da via Tasso Gemito fu costretto a trasferirsi nei pressi del Parco Grifeo, dove espirò il 1 marzo del 1929. Nel 1952, nella memoria del centenario della sua nascita, lo Stato italiano ha emesso un francobollo con la sua immagine e il suo nome.